Aldo è un ragazzo di 30 anni che vive da solo dentro il suo monolocale di 35 metri quadri e vive con i suoi due amatissimi gatti, un maschio e una femmina. Soltanto che dopo un po' di tempo la femmina rimane incinta e fa una cucciolata inusuale, non i soliti 4, 8, 6, 10 gattini, ma ne fa ben 21. Quindi Aldo è disperato: Dio, questo ha fatto 21 gattini, ma mo io che me ne faccio con 21 gattini? E insomma, passano un po' di mesi, e Aldo c'ha sti 23 gatti dentro casa, solo che alla fine la situazione diventa invivibile. Quindi consulta un'amica sua veterinaria, gli dice: senti Silvia, ciao, pronto, so Aldo, te prego dammi una mano. Io ho la gatta che mi ha fatto 21 gattini, io me ne devo liberare assolutamente, ma come devo fare? E l'amica: ma guarda Aldo, non te devi preoccupare, tu fai una bella cosa, ti carichi tutti e 21 i gattini in macchina, tanto tu vivi nella zona di mare, no? Te fai 40 km de Laurentina, lì in fondo trovi la pineta della Laurentina, te parcheggi lì e i gatti li lasci lì nella pineta e vedrai che quelli si ambientano lì e se fanno la vita loro là e tu te liberi casa. Mamma mia Silvia, guarda, ti ringrazio infinitamente, non avrei saputo come fare senza di te. Insomma, Aldo prende tutti e 21 gattini, li mette dentro una scatola, se li carica in macchina, se fa sti 40 km di Laurentina, arriva alla pineta e lascia i gattini lì e torna a casa tutto contento che si è insomma liberato di sti gattini. Soltanto che dopo 4 giorni, di prima mattina, sente dei rumori provenienti dalla porta di casa, tipo come se stessero graffiando la sua porta d'ingresso. Quindi lui si precipita alla porta, apre la porta e vede tutti e 21 sti gattini davanti alla porta di casa che avevano trovato la strada di ritorno. Gli erano tornati tutti e 21 a casa, quindi Aldo è disperato: Dio mio, hanno trovato la strada sti fidentrocchia, porca miseria, sono disperato, e mo come faccio? Insomma, richiama l'amica sua Silvia, gli spiega la situazione e l'amica gli dice: ammazza, porca miseria, ma che c'hanno un fiuto bionico sti gatti? Vabbè Aldo, dai, adesso ti do un altro consiglio. Però così te mando proprio sul sicuro, insomma, che così non te possono più trovare. Tu fai una bella cosa, ti carichi tutti e 21 gattini in macchina su una scatola, ti fai tutta la Laurentina, dopo però prendi il raccordo, arrivi a Ciampino, dopodiché prendi per Velletri, arrivi a Velletri fino a fondo, là c'è la pineta dei Velletri, scendi dalla macchina alla pineta dei Velletri, ti fai un bel pezzetto a piedi e rilasci lì i gattini e vedrai che da Velletri, ma quando te fiutano i gattini. Oddio mio, grazie Silvia, guarda, sei stata un angelo come sempre, seguirò il tuo consiglio. Insomma, Aldo ricarica i gattini in macchina, se fa Laurentina, raccordo, arriva a Velletri, pineta dei Velletri. Scende dalla macchina con tutti questi gattini, arriva in fondo alla pineta, lascia i gattini lì e se ne ritorna a casa tutto contento che finalmente si è liberato di sti gattini. Soltanto che dopo una settimana sente un'altra volta graffiare la porta di casa. Allora si precipita alla porta di casa, apre la porta di casa e vede un'altra volta tutti e 21 i gattini davanti alla porta di casa sua e fa: oddio mio, ma questi che sono maledetti, porca miseria, ma come hanno fatto a ritrovare la strada da Velletri, porca miseria, mamma mia, ma che sono bionici sti gatti. Insomma, richiama di nuovo l'amica sua e gli dice: Silvia, porca miseria, ma sti gatti io non lo so che hanno ritrovato un'altra volta la strada di casa, io non lo so come fanno, mi sono ritrovati tutti e 21 davanti alla porta. E l'amica Silvia: mamma mia, certo, veramente è una cosa che non c'ha risposte scientifiche queste, Aldo. Vabbè, Aldo, adesso ti do un consiglio definitivo, così non te puoi proprio sbagliare. Allora, fa una bella cosa, ricaricate tutti e 21 gattini in macchina, fa la Laurentina, raccordo, esci per Ciampino, arriva fino a Velletri, superi la pineta dei Velletri, là iniziano tutte strade che sono tutte curve, sono 10 km di curve. Arrivi fino a fondo, poi c'è una strada in rettilineo, ma saranno più di 150 km da casa tua, quindi vai sul sicuro. Te fai tutta sta strada in rettilineo, alla fine trovi un castagneto, un bosco enorme di castagni. Te parcheggi lì, te fai sto bosco
tutto a piedi, te porti pure i gattini ovviamente. A un certo punto trovi una zona dove ci sono tutte rovine militari, una specie di cimitero militare. E beh, lo superi sempre a piedi, vai sempre dritto, 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 trovi una specie di pozzo, ma è profondo, saranno una cinquantina di metri. Tanto c'è una bella scala, quindi puoi scendere giù. Allora, incolla dei gattini, te li porti fino al fondo a quel pozzo. Arrivato in fondo, trovi quattro strade diverse. Prendi quella di destra, te la fai tutta fino in fondo, poi giri a sinistra, la prima a destra, sempre fino in fondo, alla fine trovi un altro parco perché la strada risale. I gattini lasciali là e vedrai che col cavolo che ritrovano la strada di casa, col cavolo che te fiutano. Grazie Silvia, guarda, sei stata un angelo. Insomma, Aldo si ricarica i gattini, fa tutta sta strada, Laurentina, Ciampino, Velletri, arriva a sto bosco de castagne, parcheggia la macchina, scende a piedi, si fa un sacco di chilometri a piedi con sti gattini, arriva fino alla zona militare, la supera, entra dentro a sto pozzo, prende il sentiero de destra, va sempre in fondo e alla fine lascia sti gattini là. E insomma, però, dopo una settimana, Silvia prova a richiamare Aldo. Ma Aldo non risponde, non c'è nessuno a casa di Aldo. Allora Silvia riprova ancora tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Dopo 2 settimane Silvia richiama e finalmente risponde Aldo. Allora Silvia, tutta preoccupata, gli fa: Aldo, porca miseria, ma che fine hai fatto? E Aldo: sta buona, va, si ne rapì i gatti col cazzo che ritrovavo la strada di casa.